un genio musicale e artistico, Eddie Lang, nome d'arte di Salvatore Massaro. A 120 anni dalla sua nascita, l'associazione Eddie Lang Music ha voluto ricordarlo con un convegno organizzato al Castello Pignatelli di Monteroduni. È stato il giornalista Adriano Mazzoletti a scoprire le origini monterodunesi dell'artista, famoso in tutto il mondo, e a inaugurare l'Eddie Lang Jazz Festival, che ogni anno porta nel comune molisano artisti di fama internazionale. Abbiamo organizzato questo convegno cercando di diffondere quello che è Eddie Lang, cosa è stato e cosa è stato soprattutto l'Eddie Lang Jazz Festival. Il festival ha una storia di 30 anni, si svolge in questa magica location e quindi noi giovani abbiamo il compito e anche il dovere di portare avanti questo festival e migliorarlo anno per anno. Dopo il convegno, Pietro Condorelli ed Eleonora Strino si sono esibiti con le loro chitarre elettriche suonando brani del repertorio jazz, un modo per ricordare chi era Eddie Lang. Il fatto che c'è un proliferare di talenti incredibili su tutto il territorio italiano. Alcuni di essi continueranno nella strada della musica jazz, della ricerca e dello sviluppo di questa musica, altri si dedicheranno alla musica di consumo perché è un pochettino più facile e più remunerativa, il che ovviamente non è esecrabile, d'altronde ci si rende conto che è così. Però io vedo, diciamo, un futuro abbastanza roseo. Abbiamo proprio lo stesso modello di chitarra, perché anche Eddie Lang suonava una L7. Ovviamente, come tutte le grandi figure del jazz, nello specifico della chitarra jazz, è ovvio che ha un'influenza molto grande su di me. Ho studiato tutti i chitarristi, compreso Eddie Lang. Adoro proprio l'approccio acustico allo strumento. E intanto già si pensa alla prossima edizione dell'Eddie Lang Jazz Festival nel 2023. Chiaramente, diciamo, questo si inserisce un po' all'interno di tutti quelli che saranno una serie di appuntamenti che l'Eddie Lang ha proprio previsto per il futuro, possiamo dire.